Va ora in onda uno spazio autogestito a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone. Buonasera a tutti da Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di San Giovanni di Polcenigo in provincia di Pordenone. E un buonasera all'ospite di questa sera che è Aaron Pettinari, caporedattore della rivista online Antimafia 2000. Buonasera Aaron, grazie della disponibilità. Buonasera, buonasera a tutti quanti voi, grazie a voi per l'invito. Ed è sempre un piacere chiamarti, sai che la nostra associazione dal momento, dalla sua fondazione, da quando siamo nati, il tema della legalità e della giustizia è stato un tema centrale per noi. E la vostra rivista è una rivista che, come nessun'altra, credo, nello scenario nazionale, potrei dire forse senza sbagliarmi addirittura mondiale, studia, approfondisce il mondo della criminalità organizzata, il mondo delle mafie. Moltissimi vostri articoli sono anche articoli che parlano di questo fenomeno fuori dai nostri confini. Scrivete articoli su articoli che mostrano e dimostrano, al di là di ogni dubbio, che viviamo in una società, siamo immersi in una cultura dell'illegalità. Vi è una grandissima perdita della morale, dell'etica, e questo ha un riflesso di volontà nel perseguire la verità, nel fare, nel cercare, dare il proprio contributo nel dare giustizia. Tu, tra l'altro, devo dirti, Aaron, sei stato autore di un articolo che ho apprezzato moltissimo, degli inizi di novembre, che era in memoria di Pierpaolo Pasolini, intellettuale rivoluzionario. Una cosa veramente molto, un articolo veramente molto profondo, che sarebbe anche interessante una volta, quando ci sarà il tempo, prendere questa figura e vedere quanto era stato in grado di vedere lontano e quanto quest'uomo voleva incidere nel suo tempo, voleva cercare di muovere le coscienze delle persone a tutti i livelli, che politici, istituzionali, culturali e anche dei semplici cittadini. Ecco, allora, diciamo che, come c'era Pierpaolo Pasolini che dimostrava che c'è un altro giornalismo, c'è un giornalismo che tace ed uno che parla, così anche oggi parleremo un po' della magistratura, delle indagini della magistratura, e partiamo da una magistratura che ha sicuramente due facce. Una che quasi opera all'interno di quel mondo, di quella cultura mafiosa di cui parlavo prima, e una invece coraggiosa, decisa, che fa quello che faceva forse Pierpaolo Pasolini, con le sue caratteristiche, quelle della magistratura. Allora, per chi ci ascolta, voglio dire che da poco è uscita una sentenza molto pesante che riguarda un magistrato di rilievo, Silvana Saguto, che era presidente delle misure di prevenzione di Palermo. Adesso è stata radiata naturalmente dalla magistratura, ma ti chiedo di parlare un po' di questo caso, per far capire a chi ci ascolta un po' come anche nel mondo della legalità c'è profonda illegalità.
Innanzitutto, vabbè, ritorno a dirti grazie per le belle parole spese fin qui, sia per quanto riguarda il nostro sito internet che per quanto riguarda la mia persona. Noi cerchiamo semplicemente di fare il nostro dovere di informazione, cercare appunto di dare informazioni rispetto a tematiche che hai detto bene, comunque non sono solite nel mondo mainstream, salvo qualche raro articolo, salvo qualche rara trasmissione che ogni tanto, per fortuna, viene comunque fatta. Poi oggi siamo in un tempo difficile dove chiaramente l'informazione è catalizzata completamente sul problema dell'emergenza pandemica del coronavirus e quindi quasi tutto il resto passa in secondo piano. Parlando del caso Saguto con la condanna appunto dell'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, lei era accusata dalla procura di Caltanissetta di aver gestito in qualche maniera in modo clientelare, in cambio anche di denari, favori e quant'altro, proprio le nomine degli amministratori giudiziari dei patrimoni che erano stati sequestrati e confiscati a Cosa Nostra. Una condanna a 8 anni e mezzo, quindi pesante, e dove è stato anche in qualche maniera nel corso del processo si è parlato più volte, gli stessi magistrati avevano proprio descritto tutto quanto il sistema portato avanti dalla dottoressa Saguto insieme ad altri i soggetti come l'ex amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara, anche egli condannato a 7 anni e 6 mesi, oppure lo stesso marito della Saguto, Lorenzo Cramma, erano tutti parte di un sistema in qualche maniera perverso e tentacolare di cui era a capo la dottoressa Saguto. Chiaramente siamo di fronte a una condanna di primo grado, ma è in parte. E che chiaramente comunque invita a una riflessione su quello che è stato purtroppo il mondo, parte o meglio del mondo antimafia, perché comunque chiaramente quando ci sono casi di questo tipo, sia questo della Saguto, ma penso anche all'ex presidente di Confindustria Antonello Montante, il altro caso Montante, è ovvio che il mondo dell'antimafia, che fu presentato all'epoca Montante come un paladino, diciamo, della legalità o in qualche maniera un soggetto che stava portando la rivoluzione all'interno di Confindustria Sicilia, chiaramente quando ci sono casi di questo tipo, che poi dopo si scopre che c'era dell'altro dietro e quindi che vengono traditi determinati valori, è ovvio che si creano terremoti che con sé portano dietro macerie, e da qui si deve cercare di avere il giusto discernimento e capire e comprendere che esiste, che la magistratura non è tutta quanta così. Quindi il cittadino deve capire che non si deve smettere di avere fiducia nell'istituzione della magistratura, che fino a questo momento chiaramente è stata molto spesso baluardo anche a difesa della Costituzione e della democrazia, come abbiamo più volte ricordato in questi mesi, in particolare con quei magistrati che non si piegano, che non si arrendono di fronte alla ricerca della verità su fatti che non sono vecchie storie, come vorrebbero far credere tanti politicanti e professoroni e diciamo, chiamiamoli così, ben pensanti. Non sono vecchie storie, ma sono storie attuali come quelle delle stragi degli anni 90, una parte di quelle stragi dietro cui ci sono quei segreti di cui parlava Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini chiaramente non, magari non, può essere sicuramente preso come esempio di pensatore illuminato che vedeva lungo e lontano per cercare di comprendere cosa si muovesse all'interno dei palazzi di potere. Ecco, ci sono tante domande che ancora aspettano risposta nel corso della nostra storia, fatti che sono accaduti dall'inizio della nostra Repubblica fino ad arrivare a quella più recente, che devono essere sicuramente approfonditi, e non bisogna perdere la fiducia di fronte a magistrati
quando soprattutto si hanno dei magistrati che in realtà non sono tutti appunto come la Saguto, ci sono quelli anche che hanno la schiena dritta, che non si piegano, che non guardano in faccia a nessuno e vogliono far valere quel principio per cui ogni cittadino è uguale di fronte alla legge. Certo, sono quelle persone che sono innamorate del lavoro che hanno scelto, no? In qualche modo, e rimanendo innamorate non riescono a tradirlo in nessun modo. Prima di andare da questi magistrati che sono in grado di innamorarsi del proprio lavoro, volevo fare con te una riflessione su quanto hai detto. Sembra che si tratti di vecchie cose, di vecchi problemi, di vecchie vicende come quelle che possono riguardare gli attentati del 92-93, però in realtà proviamo a pensare, una riflessione che faccio con te, Aaron, ma con tutti quelli che ci ascoltano. Pensate di aver avuto un incidente. In quell'incidente avete avuto una ferita ad una gamba, al torace, da qualche parte, una ferita. Però sono passati 20 anni, 30 anni, e quella ferita ancora, in qualche modo, voi non siete riusciti, i medici non sono riusciti a curarvela. Quella ferita ancora vi fa male, non vi fa dormire, vi obbliga ad andare continuamente a cercare qualcuno che vi risolva il problema, che vi costringe a prendere farmaci, che non vi fa fare più la vita di prima. Possiamo veramente dire che è una ferita vecchia o è la ferita di oggi? O continuerà ad essere la ferita di domani finché questa ferita non è guarita? Quindi, ecco, mi viene da fare una riflessione di questo genere su quelle verità che ancora non hanno ricevuto, su quei fatti che ancora non hanno ricevuto la risposta della verità. Adesso andiamo ad i magistrati innamorati del proprio lavoro, che qualche volta ricevono anche qualche, quasi tra virgolette, dico inaspettato, ma sono contento che qualche cosa stia cambiando, che qualche cosa anche in loro favore arrivi. Voglio parlare di Nino Di Matteo, che ultimamente ha avuto un reintegro nel pool stragi. Se ci puoi spiegare un poco questa vicenda di questo magistrato, di cui dopo voglio parlare, perché è un magistrato centrale nel processo trattativa Stato-mafia, che in questo momento sta rivelando e diciamo in qualche modo sta portando alla luce altri elementi che lo rendono ancora più forte e più attuale di quello che già sembrava. Per quanto riguarda la vicenda, giustamente hai ricordato che pochi giorni fa la notizia del 24 ottobre è stata data per primo da il nostro editorialista Saverio Lodato, quindi l'abbiamo data in via esclusiva questa notizia di reintegro nel pool stragi parte del dottore Di Matteo, oggi consigliere togato al CSM. In qualsiasi momento, o meglio quando terminerà il suo periodo al Consiglio Superiore della Magistratura, potrà rientrare e tornare a lavorare in quel gruppo di lavoro che indagava proprio su stragi, trattative e affini, gruppo di lavoro che era stato istituito nel 2019. Proprio in quell'anno vanno riportate le lancette indietro nel tempo dell'orologio per cercare di capire cosa è successo. Praticamente lo ricorderanno magari i nostri ascoltatori più attenti, che il 20 maggio del 2019, proprio a pochi giorni dalle commemorazioni della strage di Capaci, di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Gentile La Scorta, ci fu questa dirompente notizia dell'espulsione di Di Matteo dal pool da parte su decisione del procuratore Federico Cafiero De Rao, procuratore nazionale antimafia. Praticamente, che cosa era successo? Che qualche sera prima era andata in onda in televisione
una puntata sulla 7, trasmissione alla 7, la puntata di Atlantide, diretta da Andrea Purgatori, e che era appunto dedicata alla strage di Capaci. Questa intervista, che vedeva, ci fu un'intervista all'interno del dottor Di Matteo, e questa intervista fu presa a pretesto, perché questa è la nostra considerazione, presa a pretesto per cacciare Di Matteo dal pool stragi, con la motivazione che avrebbe fatto delle dichiarazioni che avevano fatto venire meno la fiducia verso il magistrato da parte di altri componenti del gruppo di lavoro e delle procure distrettuali che erano interessate, perché sapete che la Procura Nazionale Antimafia compie opera di coordinamento di coordinamento tra le varie procure, in questo caso quelle che si occupano appunto di stragi e trattative, quindi Palermo, Firenze, Reggio Calabria e Caltanissetta in particolare. E è accaduto quindi che il magistrato si è a sua volta, Nino Di Matteo si è a sua volta difeso, ha fatto ricorso al Consiglio Superiore della Magistratura perché riteneva fortemente ingiusta questa presa di posizione, anche perché la motivazione che era stata data è che ci sarebbero, si parlava di fiducia tradita perché erano stati rivelati addirittura segreti istruttori, si era parlato di eventualmente di fatti nuovi che erano di indagini che erano in corso. La verità è che a ben sentire quell'intervista non c'erano, Di Matteo non aveva assolutamente parlato di fatti nuovi, ma erano vicende e fatti abbondantemente emersi nel corso dei processi da 20 anni a questa parte, semplicemente l'ha messa in fila, che è una cosa assolutamente a mio avviso meritoria, perché troppo spesso si dimenticano proprio quei fatti, no? E da questo punto di vista, adesso con oltre un anno, praticamente quasi un anno dopo, siamo quasi 2 anni dopo, dico, siamo arrivati a una condizione, ovvero che il magistrato Federico Cafiero De Rao ha deciso di tornare sui suoi passi, mi viene a dire meglio tardi che mai, e chiaramente per reintegrando Di Matteo, il CSM che aveva aperto la pratica, archiviato la pratica, quindi riabilitando di fatto il nome del magistrato che non ha commesso alcunché di male, e quindi da questo punto di vista può essere colta, così come hanno fatto tantissimi altri familiari vittime di mafia e cittadini, in maniera positiva questa decisione, se non fosse che sarebbe importante altrettanto sapere per quali sono i veri motivi che hanno portato al Procuratore Nazionale Antimafia a prendere quella prima decisione di allontanare Di Matteo dal pool stragi. Questo noi l'abbiamo ripetuto più volte, è una domanda che abbiamo più volte fatto e a cui ad oggi non c'è stata una risposta, salvo un abbozzo di giustificazione proprio durante la trasmissione di Purgatori qualche tempo addietro, quando proprio Federico Cafiero De Rao intervenne, anzi scusatemi, non da Purgatori ma da Giletti. Bravo. Intervenne per dire, quindi non è l'Arena, sulla 7, per dire, affermare che l'allontanamento in qualche maniera c'era stato un magistrato a Caltanissetta che aveva rappresentato delle rimostranze in tal merito. Ecco, a noi vorremmo sapere chi è quel magistrato, vorremmo sapere quali erano le rimostranze che erano state presentate, in merito a cosa, per quale motivo, perché così facendo si scaturiscono, senza avere queste risposte, ci sono magari sospetti di vario tipo. Rimangono zone d'ombra che non fanno bene alle dinamiche, no? Comportano anche ulteriori divisioni, e questo non va bene in un momento che a mio avviso
nella lotta alla mafia c'è bisogno di chiarezza proprio per tutto quello che ci siamo detti prima, per riconsegnare il più possibile, anche ridare la fiducia agli italiani, ai cittadini onesti, ai familiari vittime di mafia, che alla fine è quello che c'entra, che importa più di tutti, è la ricerca della verità su quanto è avvenuto, e avere fiducia su dei propri rappresentanti istituzionali. In questo caso la fiducia su un magistrato che ha dato tutta quanta la propria vita, come magistrato Nino Di Matteo, per la ricerca appunto di queste verità, credo che non possa essere messa in discussione, non possa essere messa in dubbio in alcun modo da questo punto di vista. Questo è quello che noi crediamo e che continuiamo a chiedere, ripeto, fermo prendendo atto della decisione e accogliendola anche in maniera positiva da parte del Procuratore Nazionale di Mafia. Comunque c'è stata questa domanda a cui alla fine non si è mai data una risposta. Detto questo, appunto, sappiamo che ora il magistrato Nino Di Matteo è al Consiglio Superiore della Magistratura, terminerà prima o poi questo incarico che ha avuto di grande responsabilità, anche tenuto conto che anche lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura ha contribuito con un caso, quello Palamara, a creare questo clima di sfiducia nei confronti della magistratura stessa, e si stanno vedendo, oltre a Di Matteo, anche altri magistrati che stanno portando avanti importanti battaglie, sapere che quando sarà terminato questo compito Di Matteo potrà tornare a indagare su trattative tra Stato e mafia, su stragi del 92, del 93, capire cosa è accaduto poi successivamente nel 1994, perché le stragi si sono fermate e cosa eventualmente è accaduto dopo e ancora prima, a mio avviso è sicuramente qualcosa di positivo. Esatto, anche perché è un magistrato con una professionalità ormai grandissima, e che ha avuto il merito di riuscire a portare dal proprio punto di vista la prima sentenza sul processo trattativa Stato-mafia, che se mi ricordo bene è dell'aprile del 2018. Adesso siamo al secondo grado di questo importantissimo processo e stanno emergendo, almeno nel leggere quegli articoli che si trovano quasi esclusivamente nella vostra rivista, stanno emergendo informazioni molto importanti che arrivano anche da nuovi pentiti, nuove figure, nuove come Pietro Riggio. Ed è molto interessante sentire quello che lo stesso dice. Io leggo una cosa che qui ho trovato in un vostro articolo, Aaron. Riggio dice: ancora ho detto poco perché Caltanissetta non è riuscita ad approfondirmi su altre cose che voi state trattando, sul telefono di Riina, sull'omicidio di Joè e tante altre cose che ancora non ho potuto parlare. Chi è Pietro Riggio? E ci sono questo omicidio Joè, cioè, per chi ci ascolta, scusa, cerco di essere più chiaro io. Noi stiamo parlando di un processo trattativa Stato-mafia. Lo Stato e la mafia si parlano, lo Stato e la mafia cercano l'un con l'altro di farsi dei favori. Li possiamo trovare noi questi favori, questo dialogo, in queste cose che dice Pietro Riggio, cioè nell'omicidio Joè e nell'omicidio di Luigi Lardo? Come facciamo a costruire e a capire che queste due parti si parlano, Ma, si cercano?
Domanda molto complessa. Hai ricordato giustamente che siamo al secondo grado di giudizio, dopo le sentenze di primo grado, che hanno in qualche maniera confermato ciò che già altre sentenze avevano detto, ovvero che una trattativa tra Stato e mafia c'era stata. Stavolta sono stati accertati la commissione, diciamo, di reati sul piano penale, responsabilità penali di determinati soggetti, non solo dalla parte mafiosa, ma anche dalla parte istituzionale. Penso a carabinieri e penso a anche ex senatori, come il già condannato per concorso esterno e associazione mafiosa Marcello Dell'Utri. La domanda, innanzitutto dobbiamo chiarire un primo dato. Pietro Riggio è un ex agente di polizia penitenziaria che poi entra a far parte di Cosa Nostra. Aveva anche delle parentele comunque in Cosa Nostra. Dal 2018 era già divenuto collaboratore di giustizia tempo addietro. Dal 2018 però sta rilasciando una serie di dichiarazioni proprio sugli anni delle stragi. Dichiarazioni sono state raccolte dalla procura di Caltanissetta, dalla procura di Firenze, presumibilmente anche da quella di Palermo. Allo stato questo dato non è stato confermato, è stato però sentito durante il processo trattativa Stato-mafia, come hai giustamente ricordato. Pietro Riggio diventa un collaboratore sicuramente da attenzionare, non sta ancora, è in fase di valutazione fino a che misura fino a che misura diciamo, sono stati riscontrati quello che lui dice, è ancora oggetto di valutazione. Detto questo, non significa che quello che lui dice non debba essere preso in considerazione, anzi, va attenzionato e sicuramente approfondito. E questo va assolutamente approfondito proprio per raggiungere quella ricerca, quella verità che noi tanto stiamo cercando. Nelle dichiarazioni fatte fino ad ora ha parlato delle responsabilità di soggetti esterni a Cosa Nostra nelle stragi di Capaci, tutte le cose che lui ha saputo nel corso del tempo in cui ha lavorato come agente di penitenziari, nei tempi di carcerazione, in cui è stato anche carcerato perché era stato condannato nell'indagine del processo scaturito all'inchiesta Grande Oriente. Se non erro. Io detto questo, a un certo punto, tra l'altro, entrerà anche, ha dichiarato di aver fatto parte di una squadra che avrebbe dovuto catturare Bernardo Provenzano. Tra le tante cose che ha detto e ha dichiarato, ci sono state anche queste, di cui ha riferito la scorsa udienza, cioè ovvero quanto aveva appreso sull'omicidio di Luigi Lardo e sull'omicidio di Antonino Gioè. Io credo che la morte di Lardo e la morte di Gioè, per rispondere alla tua domanda, sono due dei segmenti oscuri che noi abbiamo ancora nel nostro paese. E mi spiego subito. Due storie molto diverse, entrambi non hanno fatto, però al tempo stesso simili, perché entrambi non hanno fatto in tempo a iniziare il proprio percorso con la collaborazione con la giustizia, eppure in entrambi c'era la ferma volontà di diventare collaboratori di giustizia e già avevano iniziato, soprattutto Ilardo, aveva permesso l'arresto di numerosi latitanti collaborando in maniera attiva come confidente di Michele Riccio, della DIA prima. E poi quando Riccio è gravitato a Ross, aveva portato Riccio di fatto il Ross praticamente alle soglie della porta di casa di Provenzano. Addirittura c'è stato un processo per il mancato blitz a mezzo chiuso, non sono stati condannati i militari responsabili della decisione di quel mancato blitz. Ma comunque vengono riconosciute, nonostante la sentenza di assoluzione, verso Mori e Obinu importanti de delle responsabilità, nel senso che sul piano si parla di una decisione quantomeno discutibile, quella non solo di non fare il blitz, ma anche di non sviluppare poi dopo gli elementi che Ilardo aveva portato. Questo è scritto nelle sentenze nero su bianco, piaccia o non piaccia. Altro discorso riguarda Antonino Gioè, ex boss di Altofonte, che in carcere muore proprio nei giorni in cui ci sono le stragi del 93 di Roma e Milano.
muore in carcere, si viene trovato suicidato, o meglio, viene, che lui si dice che è morto suicida, ma andando bene a vedere una serie di circostanze, elementi che sono emersi, per esempio la distanza tra la se non erro tra la finestrina e dove si sarebbe impiccato e il pavimento che è veramente minimo, cioè ci sono una serie di cose che non tornano, anche i segni sul collo che non coinciderebbero con cioè che non coinciderebbero con una morte per suicidio, per impiccagione, ma più per strangolamento o quant'altro. E chiaramente e sono state anche trovate delle lettere da parte di Joe in cui parla di cose gravi, tra l'altro, tra le altre cose, dove parla addirittura, dice che non è, di essersi sbagliato, che non era vero quello che diceva rispetto a personaggi come Domenico Papalia, un soggetto di 'Ndrangheta vicino ai servizi di sicurezza. Insomma, una serie di cose assolutamente inquietanti. Svegliati collaboratori diranno che avevano visto nel mese di luglio Joe molto preoccupato. Joe è anche quello che nelle intercettazioni in via Ughetti, di fatto parlando con un altro boss mafioso, rivelò di fatto le responsabilità di Cosa Nostra per l'attentatuni, cioè la strage di Capaci. Joe è colui che parla con un altro soggetto molto ibrido, come Paolo Bellini, ai tempi della trattativa Stato-Mafia, un soggetto vicino alle versione nera, con responsabilità nella strage di Bologna, molto probabilmente. In questo momento c'è un processo in corso che deve iniziare contro Paolo Bellini, proprio per la strage di Bologna. In questo io trovo tante cose, quindi pensate a quante cose sapeva Antonino Joe o poteva sapere Antonino Joe rispetto ai segreti, visto che aveva questi, era lui a gestire questi rapporti con soggetti così ibridi in questo senso, o cosa poteva sapere Antonino Joe su stragi e trattative e quant'altro. E lo stesso poteva sapere e dire Gino Ilardo, perché Gino Ilardo era, oltre ad essere rappresentante al posto del cugino Piddu Madonia nella provincia di Caltanissetta, era uno che a Riccio stava raccontando in tempi non sospetti non solo del progetto stragista eversivo di Cosa Nostra e ambienti della massoneria e dei servizi segreti deviati, ma stava facendo, è lui uno dei primi a parlare, per esempio, di Marcello Dell'Utri, è uno dei primi a parlare di Facciata Mostro, è uno dei primi a raccontare questi ibridi connubi tra pezzi delle istituzioni, pezzi della politica, pezzi e Cosa Nostra. E da questo punto di vista, chiaramente, immaginate se queste cose le diceva nel 1995 Gino Ilardo a Riccio, ricordatevi che cos'era Forza Italia e Marcello Dell'Utri nel 1995. Cioè, solo nel 94 ci sono state le elezioni di governo. Chiaramente Forza Italia ha vinto in maniera clamorosamente devastante. Questo è quello che è accaduto. Quindi in questo senso io vedo che comunque le argomentazioni che vengono portate avanti nel processo relativo a Stato-Mafia in questo secondo grado diventano comunque importanti, quindi ecco la testimonianza di Riggio che sicuramente va approfondito, va sviscerato, va verificato, proprio perché parliamo comunque di un collaboratore che decide di parlare di queste cose qui a partire dal 2018, prima per una serie di motivazioni che lui stesso ha dato, non ha voluto parlare di queste cose qui. Ma ce ne sono diversi collaboratori purtroppo hanno subito nel corso del tempo, hanno capito nel corso del tempo che c'era uno Stato che voleva veramente arrivare fino in fondo su alcuni aspetti, altri magari si sono
ci sono le verità che devono essere ancora scoperte. Non è semplice arrivare a una verità completa. Riggio diventa importante anche perché comunque, ripeto, era un uomo che era dentro comunque un'istituzione come quella carceraria e da lì si attingono diverse informazioni e notizie. Certo, e rispetto a quello che hai detto tu un momento fa, ricordiamo, accennando le figure sia di Berlusconi che di Dell'Utri, dobbiamo ricordare che erano finiti sotto indagini sia a Firenze con le sigle Autore 1 e Autore 2 e a Caltanissetta come Alfa e Beta Berlusconi e Dell'Utri, poi in queste circostanze erano stati archiviati. Al momento sono anche sotto indagine a Firenze. Però adesso sono nuovamente sotto indagine, ma era per dire che in quel momento erano due figure che erano al massimo della propria potenza e della propria influenza nella scena politica italiana. E quindi si può immaginare la delicatezza di informazioni che li avrebbero potuti eventualmente riguardare. Sempre in questo senso, per far capire come lo Stato e la mafia si stanno parlando, ci sono mafiosi che dicono che la strategia di Riina ad un certo punto non era una strategia che alla mafia, a molti dei capi mafia piaceva. Riina prende delle decisioni quando esce a fare le stragi nel continente che non a tutti piacciono. Mi sembra di ricordare Salvatore Cancemi, cioè c'è un contrasto interno anche alla mafia che fa supporre la presenza di un accordo al di sopra delle teste di tanti mafiosi di peso, o no? Disse Cancemi, Totò Riina è stato preso per la manina nelle stragi, ancora prima delle stragi in continente, quindi parliamo delle stragi del 92, la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, perché non possiamo dimenticare che Falcone e Borsellino, raccontano i pentiti, sono nemici di Cosa Nostra da sempre e quindi sicuramente erano un obiettivo della mafia, ma sempre alcuni collaboratori di giustizia, come penso anche Antonino Giuffrè, ma altri ancora, hanno raccontato della convergenza di interessi dietro la morte di Falcone e Borsellino per quello che avrebbero potuto e stavano investigando. E non possiamo anche dimenticare due aspetti, dicevo. Il primo, che Giovanni Falcone doveva essere ucciso in base ai piani di Cosa Nostra a Roma, poi di punto in bianco si cambia registro, Totò Riina richiama la squadra che era andata su Roma e di fatto dice che si arrangia in altro modo, e l'altro modo è la strage di Capaci, l'attentatuni, il gran botto lungo l'autostrada Palermo-Trapani del 23 maggio. Poi ci sarà, appena 57 giorni dopo, in via D'Amelio, un altro attentato e nel mezzo un'accelerazione assolutamente inusuale, anomala, incoerente, incomprensibile e folle da parte di Cosa Nostra di fare un attentato di quel tipo. Svariati collaboratori di giustizia hanno raccontato di questo. Addirittura tutti quanti pensavano che Riina fosse un pazzo di fronte a questa cosa, e lui si assunse la responsabilità. Si assunse la responsabilità di quella decisione, perché era un bene per tutta Cosa Nostra, sarebbe stato un bene per tutta Cosa Nostra, e decise quindi di fare l'attentato, portare avanti l'attentato del 19 luglio 1992 contro Borsellino. Borsellino che nel mezzo aveva dichiarato di essere a conoscenza dei motivi che portarono alla morte Giovanni Falcone, ma l'ha dichiarato in un discorso pubblico, dicendo di aver essere sentito dai magistrati di Caltanissetta, da cui non fu mai chiamato a testimoniare,
tanto per dirne una. Poi abbiamo anche saputo che nel mezzo Borsellino saprà di quel dialogo che era stato avviato da soggetti istituzionali, carabinieri, con Vito Ciancimino, ex sindaco mafioso di Palermo, quindi seppe della trattativa. Borsellino seppe nei primi di luglio, prendendo le dichiarazioni a verbale di Gaspare Mutolo a Roma, degli affari, delle collusioni di pezzi della magistratura, di pezzi istituzionali deviati come Bruno Contrada, la cui sentenza di condanna è stata dichiarata priva di effetti penali, non c'è stata alcuna assoluzione nella revisione del processo. Anche qui l'informazione purtroppo dovrebbe cospargersi di cenere alle volte il capo, perché non viene raccontata tutta quanta la verità. Si racconta oggi che Contrada di fatto è stato riabilitato, ma di quale riabilitazione parliamo? È stata dichiarata priva di effetti penali quella sentenza, ma comunque resta un pregiudicato, l'ex numero 3 del SISDE. Questo tanto per mettere i puntini sulle i. E quindi assolutamente sì, c'è stato poi dopo una spaccatura dentro Cosa Nostra. Per fare un altro esempio di soggetto che non era d'accordo con le stragi è Vincenzo Milazzo. Vincenzo Milazzo, raccontano i collaboratori di giustizia, va a una riunione nel Trapanese dove dice dove incontra, oltre ai boss, anche dei soggetti dei servizi, dicono i collaboratori, e se ne esce dicendo: ma questi sono tutti pazzi, io sto prendendo tempo. Vincenzo Milazzo viene ucciso prima di Borsellino, poco prima di Borsellino, e verrà uccisa anche la fidanzata Antonella Bonomo. E questo è quello che è successo in quel periodo così drammatico. E dentro Cosa Nostra c'era una doppia anima, molto probabilmente, alcuni boss avevano capito, ma nessuno si era messo veramente di mezzo, perché comunque tutti quanti hanno partecipato e portato avanti le stragi, Bernardo Provenzano compreso. Bernardo Provenzano che però poi nel tempo prenderà il posto di Rina, perché chiaramente poi dopo Rina viene arrestato, bisognerebbe chiarire in che modalità viene arrestato Rina, o quantomeno il perché, andrebbe chiarito il perché non fu mai perquisito il covo immediatamente dopo il suo arresto, un altro buco nero, tanto per proseguire su questo trend, no, dei grandi misteri del nostro paese. E poi Provenzano adotterà una, e poi dal 94 in poi, con l'arresto dei fratelli Graviano, accadrà che non ci saranno più stragi. Ecco, la grande domanda che resta è proprio questa: perché non ci sono state più stragi dopo il 1994? Cosa è successo nel momento in cui all'Olimpico ci sarebbe dovuta essere una carneficina nel gennaio del 1994 e niente impediva di rifare quell'attentato una settimana dopo la fallita esplosione, perché dell'esplosivo, ecco, sì, un difetto sul detonatore e il telecomando. È una cosa interessante che dice sempre, che disse Gaspare Spatuzza, quindi uno di quei collaboratori che viene tenuto ultra attendibile in quanto ci ha raccontato dei nuovi risvolti sulla strage di Via D'Amelio. Dice a un certo punto che Cosa Nostra, in tutti gli attentati dove non ha fallito, c'era sempre un'altra manina, di fatto. Dice questo perché dice: quando c'era il nostro esplosivista, ha coinciso che abbiamo sempre fallito. Vedi l'attentato a Contorno, vedi la strage dell'Olimpico, vedi in parte anche Via Fauro, dove è fallito attentato a Costanzo. Cioè, ci sono una serie di cose un po' anomale. Invece, in tutti quanti gli altri attentati, Cosa Nostra ha raggiunto il proprio obiettivo. E alla domanda a questo punto è: ma era solo Cosa Nostra? Spatuzza racconta di un uomo che non era Cosa Nostra al momento delle fasi di imbottitura dell'esplosivo nel garage di Villa Ceballos, di via Villa Ceballos, nei giorni antecedenti la strage di Via D'Amelio. Chi è quel soggetto? Bisogna domandarsi
Questo e tante cose. Ormai siamo nel 2020, quasi 2021, ancora non sappiamo chi ha premuto il pulsante della strage di Via D'Amelio e ci sono elementi che ci fanno pensare che Capaci potrebbe non essere stato solo Brusca a premere il pulsante, ma anche qualcun altro. Ecco, a tutti quanti questi interrogativi aprono dei risvolti inquietanti che si spera prima o poi possano essere svelati e riportati alla luce. Sì, guarda, grazie tantissimo di queste informazioni così circostanziate che ci stai dando. Io so che tu hai una riunione tra poco, ti pongo un'ultima domanda che è questa. Secondo te la volontà dello Stato attuale, del governo attuale, della politica attuale, del Parlamento, non solo del governo attuale, di proseguire su questa strada di capire le stragi, è veramente tale o ci sono dei cedimenti? Ho visto c'erano delle proposte di ridurre un po' gli organici nelle procure di Caltanissetta, e un po' anche la vicenda di Di Matteo al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, insomma, non lo so, come leggi questi fatti? Guarda, si possono leggere in una maniera sola. In tutti questi anni nessun governo ha mai voluto veramente scoperchiare i segreti di Stato, perché altrimenti sarebbe stato già fatto. Invece questo non è mai avvenuto. I segreti di Stato sono ancora lì. Tutte queste cose che hai ricordato sono dei segnali che vanno colti, proprio la mancata nomina di Di Matteo, il voltafaccia che c'è stato da parte dell'attuale governo e di quello anche precedente, perché ricordiamo che i Conte sono uno, cioè un Conte 1 e un Conte 2. Quindi diciamo che da questo punto di vista i voltafaccia sono stati continui, sia all'inizio per la mancata nomina, come dopo averlo praticamente mancavano solamente i manifesti appesi con prima della campagna elettorale, dove si diceva ogni due per tre che Antonino Di Matteo sarebbe stato ministro degli interni della giustizia, invece poi alla fine questo non è avvenuto. Di fatto a questo primo voltafaccia c'è stato il secondo voltafaccia sulla questione della mancata nomina al DAP e tutto quello che lo scandalo che è avvenuto dopo ancora con il caos delle scarcerazioni nel periodo dell'esplosione della pandemia. Lo scorso marzo, tra marzo e aprile, maggio, insomma tutto quello che è accaduto e i riferimenti che sono stati fatti, circostanziati da parte di Matteo a quanto gli disse il ministro su quella mancata nomina, ovvero che se avesse accettato il posto all'ufficio un tempo affari, che era anche di Falcone, gli affari penali, praticamente avrebbe il DAG, sarebbe stato il DAG anziché il DAP, praticamente non ci sarebbero stati dinieghi. Allora la domanda scatta automatica: dinieghi nell'altro polo da parte di chi? Ecco, a questo non è stato mai risposto, e anche questa è una delle tante domande che oggi dimostrano che comunque c'è una mancata volontà a volte di fare veramente chiarezza sui grandi misteri del nostro paese, perché lo dimostrano i fatti. La lotta alla mafia, ormai è un secolo, oltre un secolo che esiste la mafia, sono 150 anni di storia, di fatto siamo di fronte a una situazione dove le mafie guadagnano 150 miliardi di euro l'anno, approssimati per difetto, 80 miliardi nel narcotraffico. Le nostre mafie sono quelle che controllano il traffico internazionale di stupefacenti.
E con tutti questi soldi, non lo dico io, lo dicono gli addetti ai lavori, si possono controllare democrazie, si possono corrompere funzionari, si possono corrompere, questo, si possono condizionare economie intere. Ancora oggi che siamo in tempi di crisi, proprio l'allarme, uno degli ultimi allarmi che leggevo in questi giorni è proprio quello che con la grande crisi che si è creata anche con l'emergenza pandemica, è proprio le possibili infiltrazioni mafiose in aiuto a quelle ditte che hanno difficoltà. Quindi questo è un problema che non ne stiamo uscendo. Fino a quando non si avrà il coraggio di porre la lotta alla mafia, alla corruzione, non dico nei primi 20 punti, dico nei primi 5. Cioè, è da lì che si deve vedere cosa vuole fare o non vuole fare il governo. Ma ripeto, ce la possiamo prendere con quello attuale, perché quello attuale è quello che sta governando, ma nel corso della storia nessun governo ha forse veramente fatto una lotta alla mafia completa. Sì, ci sono state sicuramente dei periodi importanti, penso a quando Falcone era all'ufficio affari penali, appunto, le migliori leggi antimafia sono fatte in quel periodo, sono di quei tempi. Per sotto la pressione di questo magistrato, sotto la sua pressione. Sì, assolutamente sì. E con tutto che i rappresentanti istituzionali di quel tempo non erano così puri e casti, insomma, ecco, basti pensare che Giulio Andreotti sarà stato, è stato, non è stato assolto, è stato il reato dimostrato ma prescritto, quindi chiaramente ci sono delle cose che vanno assolutamente considerate e riviste. Detto questo, per fare, e poi dopo mi taccio, è un dato di fatto: nel corso della nostra storia abbiamo avuto vari momenti in cui si poteva avere un cambiamento. La vicenda della nomina di Matteo poteva essere sicuramente uno, ma un'altra penso a quando il governo Renzi aveva pensato, ipotizzato a un certo momento di mettere come ministro della giustizia il procuratore attuale di Catanzaro Nicola Gratteri. Arrivò un diktat dall'alto della Repubblica, Napolitano, guarda caso lo stesso che in qualche maniera mise con il suo conflitto di attribuzione sollevato contro la Procura di Palermo, e mise una pietra tombale sotto a quelle fiume di dichiarazioni che si stavano raccogliendo la Procura di Palermo sulla trattativa Stato-mafia, di fatto dando un segnale bruttissimo, e praticamente dopo quel diktat Gratteri non divenne più ministro della giustizia, Renzi abbassò la testa, Renzi ovviamente non è che è un santo, attenzione, però comunque forse non capiva nemmeno la portata di Gratteri in quel ruolo, quindi... no, comunque prese anche lui quando il ubi maior minor cessa, no? In qualche maniera di fronte alle pressioni ricevute rispetto a quella che poteva essere paradossalmente una ottima idea, a nostro avviso di fatto ha ceduto, come hanno ceduto i governi di prima e quelli di dopo, e questo fa in qualche maniera riflettere, deve far riflettere, e sicuramente ci pone in una condizione dove forse l'ultima speranza è il popolo stesso, che deve aprire gli occhi, capire, comprendere e magari scegliere in una forma migliore, perché in gioco c'è il nostro futuro. Senti, grazie Aaron moltissimo di questo fiume di informazioni coordinate le une con le altre, e come dici tu deve essere il popolo stesso. Allora il popolo stesso ha bisogno di prendere coscienza, e io gli dico che il vostro sito www.antimafia2000.com è un ottimo mezzo per farsi una profonda consapevolezza sui temi della legalità e della giustizia, che poi sono i temi del vivere sociale, del vivere insieme, del vivere in armonia, del vivere in amicizia, in collaborazione, invece che in sfruttamento, in illegalità, e quanto si possiamo aggiungere. Allora io ti saluto con un grande abbraccio, con un grazie, un arrivederci, è sempre un piacere averti
alle nostre frequenze. Grazie. Grazie a voi, una buona serata. Ecco, gentili ascoltatori, come avete sentito, io vi saluto, vi auguro la buona sera, rinnovando l'invito a seguire gli articoli e quanto potete trovare anche sui canali YouTube dei servizi di Antimafia 2000.com. Un abbraccio a tutti, un buonasera dal Viano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro e una buona continuazione negli ascolti di Radio Saius. Buonasera. Abbiamo trasmesso uno spazio autogestito a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone.